Le fiamme si sono impadronite dell'azienda di vernici Isello di Brendola, nel Vicentino. Il fuoco è divampato alle 13 e poco prima alcuni testimoni hanno raccontato di aver udito delle esplosioni. Per tutto il pomeriggio l'edificio ha continuato a bruciare. Non ci sarebbero né morti né feriti fra gli operai, ma la colonna di fumo nero sprigionata preoccupa. Potrebbe esserci infatti un allarme ambientale, vista la tipologia del materiale bruciato. Il sindaco ha chiesto ai cittadini di chiudere le finestre di casa e così hanno fatto nei comuni vicini. L'Agenzia regionale per la protezione ambientale sta monitorando la qualità dell'aria per capire se e quanto sia nociva la nube. Il tratto dell'A4 in direzione Venezia tra i caselli di Montebello e Montecchio è stato riaperto poco più di un'ora fa. Era stato necessario chiuderlo durante l'emergenza perché il rischio che il fuoco raggiungesse gli automobilisti in transito era alto. Spento definitivamente il rogo, si indagherà sulle cause. Altri incendi hanno segnato questa giornata. Uno di vaste proporzioni si è sviluppato nel bioparco di Catanzaro. Un Canadair è invece intervenuto per spegnere il fuoco divampato sulla zona impervia di Cerreto a Merse, nel Senese.